Salve a tutti ragazzi, un saluto da Walmont. Riprendiamo con il nostro gameplay di Watch Dogs. Nel precedente episodio abbiamo fatto un po' di spionaggio, abbiamo sbloccato il bunker, la nostra nuova base operativa. E adesso dobbiamo andare a utilizzarlo come si deve. Il Rossi Fremont aveva alimentato così tante speranze. Invece ha solo riunito le bande sotto uno stesso tetto. La lealtà al quartiere è diventata la lealtà all'isolato. E tutte le altre persone? Si sono adattate o trasferite. Do un'occhiata in giro, magari scopro cosa hanno in mente. Ok. Però tutti questi pallini rossi non c'erano, si sono spawnati così all'improvviso. Le piedi di Damien punta lì dentro. Questo posto è protetto come una fortezza. Non posso entrare da solo. Ok, violerò la loro rete. Così daremo un'occhiata dentro. Molto bene. Vediamo se riusciamo a entrare dal retro. Sapete, Walmont entra sempre dalle porte secondarie e fugge dalle finestre. Questa è una regola fissa di tutte le serie di Purtroppo è Walmont. una bella giornata. E se le cose vanno male, si risolve con un po' di C4 in vecchio stile. Tranne nell'episodio precedente che a quanto pare quella parete non poteva essere buttata giù col C4. Peccato, sarebbe stato molto divertente. Ok, siamo entrati in una zona vietata, eh? Direi che ci possiamo anche nascondere a Desert Eagle. Non si sa mai. Qua dentro si può entrare? No? Sarebbe stato bello. Cecchini. Chissà se si può raggiungere la loro posizione in maniera sicura. Ok, vediamo. Wow, cosa ho trovato? Dei vecchi bancomat. Tutto qui. Questo è tutto quello che ho sbloccato. Mi sembra che ci sia molto di più, o forse ho sbloccato anche altre porte. A meno che non ci siano muri invisibili come su Dark Souls, direi che posso anche andare avanti. Però. Qualcuno mi aveva quasi visto. Ragazzi, sono in campo aperto. Devo fare un'altra cosa, mi devo allontanare più indietro e provare a usare il cecchino senza farmi sentire. Dobbiamo abbattere qualcuno, altrimenti la situazione si farà pesante. Anche se li allertiamo finché non sanno dove sono, andrà tutto bene. Amico mio. Bam! Ok. Li abbiamo allertati verso la nostra posizione, ma possiamo dissuaderli al venire, creando una bella esca. Guardate dall'altro lato. Molto bene. Sta arrivando qualcuno, Non c'è niente. eh? Io che volevo sparargli in faccia all'altro. Vabbè, poco male. Abbiamo risolto in maniera elegante. Anche se c'ho dei caschetti mi sa che non fanno niente, eh. Cacchio. Merda, ragazzi. Paura, 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 paura. Tanta paura. Mamma mia, mi serve un'esca. No, no e no, non è qui. Andiamo. Guardate di là. Oh, mamma mia. Ragazzi, qui sono talmente tanti che se ci sgamano sono cazzi. Ma proprio cazzi amari. Wow. Ok, primo pannello. Speriamo che non ci vedano. Abbiamo un secondo cecchino, eh.
Vediamo se riusciamo a segarlo con la pistola silenziata. Che cosa mi dici? I Viceroy hanno disattivato il CTOS da Rossi Fremont. L'hanno reindirizzato. E non è il solo CTOS a essere offline. L'intera zona, la gente. Sembra uno scenario da dopoguerra. Ecco perché la Bloom non l'ha riparato. La Bloom avrebbe i soldi per farlo. Non torna. Esatto, c'è qualcosa che non va. L'importante, ragazzi, è che noi facciamo i ninja. Quella è la cosa importante. Un audio diario, va? Bucky crede ancora di risolvere ogni problema sparando. Deve svegliarsi. Questo giustiziere che sfugge a tutti. Ecco, è lui il nuovo tipo di assassino da eliminare. Insomma, le pistole risolvono solo certi problemi. Tipo quando devi ammazzare qualcuno in fretta. Ma se non lo vedi mai, cazzo, si può distruggerti prima ancora di incontrarlo. Non è che lo incoraggio. Ma se vuole far fuori tutto il club, mi godo lo spettacolo. Io sono ben protetto. Non può arrivare a me. Ehi, Rack, mi dispiace contraddirti. Ma ci arriverò. Solamente perché ho sentito il tuo audio. Come devo farlo? Mamma mia, ragazzi, quello lì è proprio cieco, eh. Sono in due però. Se io sparo uno, l'altro mi sgama. Quindi aspetterò che uno si giri e poi sparo in faccia a quello e all'altro. Esatto. Già. La vita è proprio molto più semplice con una pistola silenziata, eh? Se bisogna dirlo. Ok. Spero che non mi veda. Perfetto. Cerchiamo di mantenere un basso profilo, ragazzi. Continuiamo così, stiamo andando benissimo. Adesso l'ultimo dovrebbe essere molto più semplice raggiungerlo. Se non faccio cazzate, generalmente quando lo dico succede, dovremmo riuscire a completare la missione senza troppi intoppi. Non abbassiamo la guardia. Cazzo, chi era che mi ha intravisto? Va bene. Forza, amico mio. Sta battendo il cuore. Bene, possiamo andarcene direttamente dal retro. Ci sono quasi. Temo che Chicago stia pericolosamente sottovalutando i Viceroy. Questi sanno quello che fanno. La situazione si è complicata. Già. Credo di aver uno sbagliato direzione, due attivato il pulsante sbagliato e terzo allertato tutti gli amici che c'erano sulla mappa, quindi andiamocene che è meglio. Levati dal cazzo, sto registrando. Allora, ci sono le mie memorie, le memorie di Iraq. Mikey Quinn è rispettato. Lo scheletro del cazzo e la sua banda di idioti. Sono storia vecchia. Credono che sono ancora i ruggenti anni 20. Ho fatto un po' di affari con quel vecchio stronzo, ma non ci fidiamo l'uno dell'altro. Almeno però parliamo la stessa lingua. La stessa lingua sarebbe spara a destra e a sinistra? Mia, guardate che casino che ho combinato, ragazzi. Sì, lo so che c'è una macchina che ho rubato poco fa messa lì, però chi se ne. Non è importante. Ok, è fatta. Sì, siamo connessi.
Ora puoi sbirciare dentro a Rossi Fremont. Grazie per tutto. Sei stata utile. Ehi, non resisto a una bella avventura. Abbiamo finito? No, ho appena iniziato. Devo entrare lì dentro, cercare risposte e riprendermi mia sorella. E una volta che avrai le risposte, che farai? Scoprirò chi è stato e gliela farò pagare. A tutti i responsabili della morte di Lena. Ci sei ancora? Sì, ci sono. Ok, allora presto. Ma lei non me la conta giusta però, eh? Proprio no. Tobias, chi ti ha dato questo numero? Tu sei il giustiziere. Un'accusa pesante. Sì, ecco la voce del giustiziere. La prima volta che l'ho sentita me la sono fatta addosso. Ascolta, ho una notizia che forse potrebbe interessarti. Ho scoperto che ci sono sempre più armi per le strade. È la polizia. Ma di che cosa parli? Li ho intercettati. Le stanno vendendo a casse, è chiaro? Di nascosto. Ho visto qualcosa di simile, puoi rintracciare l'origine. Giusto, giusto. Ma poi te la cavi da solo. E in cambio, voglio essere citato nel tuo manifesto. Io non ho un manifesto. Lo avrai. Oh mio Dio, questo qui è pazzito. Gli amici pazzi ci mancavano. Pensavo che il mio rapporto con lui si chiudesse lì, perché degli oggetti che lui mi dà non me ne frega assolutamente niente. Ma a quanto pare no. Beh, continuiamo con la missione, ma è meglio. Le autorità portuali hanno confiscato un container pieno di armi militari di un enorme valore. Il carico proveniva dall'Europa centrale. Non si sa come sia arrivato fin qui. Secondo la polizia, questo fa parte di un'operazione molto più ampia. Ok, il bulldog della nonna? What? Che vuol dire? Hai finito? Hai ciò che ti serve. Per ora sì. Ok, senti, guarda che lo capisco, se hai paura. Non ho paura. Nessuno mi obbliga a restare. Ma io non ti ho chiesto di andartene. Dovrei fare di meglio. Mi servirebbe aiuto. Mi servirebbe il tuo aiuto. Siamo una squadra. Sì, siamo una squadra. Non giochi mai in squadra? Direi di no. Era così difficile? No. Iniziamo. Certo. Aiden. Non me la conti giusta, Aiden. Tu non me la conti giusta, vecchio porcellino. Tuffiamoci e vediamo che cosa scopriamo. Bene, bene. Sicura che quell'IP sia qui? Sicura, ai piani superiori. Come li raggiungiamo? Grazie alle telecamere. Dov'è? Dai, forza, devo vederlo, devo vederlo. Non mi hai sentito la prima volta che ho parlato? Forza, sbrigati e siediti. Siediti, cazzo! Vieni qui. Ok, porca troia, d'accordo. Ma perché fai così? Mi siedo. La ragazza ti ha fatto incazzare. Non ho tempo per queste stronzate, non ho tempo per lei. No, tu devi rilassare. Vaffanculo a questa stronza, anzi vaffanculo anche a te. Sì, vaffanculo. Sei uno spiegato. Ma chi sono? Ah, i soldati di Iraq, giusto. Hanno cablato a mano dappertutto. Non sono i soliti teppisti.
Oh, spero. Sono armatissimi. Sembra una fortezza. Non vedo modo di entrare. Io sì. Ma che cazzo ti prende? Becca di quella. Pazzesco, ragazzi, se abbiamo i puttanieri dell'altro, del vecchio, Iraq, il DedSec, io che faccio il vigilante, e la polizia, che non fa niente, però vabbè. Eh? Che diavolo devo fare? Ah, ho aperto l'ascensore. L'hai già fatto, vero? No comment. Sto scendendo l'ascensore con le telecamere, ragazzi. Questa è una figata pazzesca. La nuova frontiera dello stalking, ragazzi. E allora perché mettono telecamere ovunque? Non dovrebbero. Mamma mia, ma questo è un palazzo, no? Cioè un condominio gigantesco. Ma mi avete sentito? Di criminali. Gli idioti con quest'ascensore. Lo sapete benissimo di che cazzo sto parlando, imbecilli. Ci siete solo voi due pezzi di merda lì. Il cazzo deve essere stato. Fatela finita o mi incazzo, capito? Wow. Guardate, vediamo dalla visuale di questo. Spero che non si metta in un angolino a pisciare, perché potrebbe essere un problema. Il pacco di questo non lo voglio vedere. Come farla smettere di piangere? Tu? Se non fai smettere quella bambina, giuro che... Wow, ma sti sistemi di hacking sono più difficili... Perfetto. Non voglio guardare ogni volta i secondi, ragazzi. Belli questi videogiochi. Questo è quello che vorrei avere a casa. Certo, le mura le vorrei un pochettino più sistemate, però. Devo dire che questi criminali sanno come passare il tempo, eh. Capiamo la tua riluttanza. Ma i tuoi dati metteranno fine alla Bloom. Può giovare a entrambi. Non ci interessa chi governa la città, decidilo tu. Noi vogliamo rompere il sito. Dobbiamo aggiornarli per le nuove tessere QG. Abbiamo già risolto. Nessuna legge può fermarci. Come dice Iraq, adattarsi ai cambiamenti. E questo è il segreto. Madonna, ragazzi, che monoviaggio che stiamo facendo con le telecamere. Allucinante. Se avessi i dati della Bloom, che dite? Stai molto attento, la gente muore per molto meno. Voglio tenere la bocca prima se qualcuno si faccia male. Oh, ma queste telecamere messe sempre in posizione perfetta e strategica, eh? Ninja style. Un equivoco, capito? Iraq ha detto, amico, tu devi... No, è solo che... Ah, ehi, ascoltami, ok? Quello lì non tornerà a casa per la cena. Proprio no.
Ok. Cosa stiamo guardando esattamente? Delle stanze per dormire? No. Wow, ma sti palazzi come li hanno combinati questi? Il sito S è il regalo più grande che la Bloom ha fatto a Chicago per gli imprenditori. La polizia controlla ogni angolo e porta via i pesci piccoli. E non sanno come proteggersi. Elimina la concorrenza. Ma se sapeste quello che so io, e poteste fare quello che faccio io, prendereste il loro hardware e lo usereste per proteggervi. Prendete il mio castello. Ha i sistemi di sicurezza più avanzati, pagati dai contribuenti di Chicago. Grazie a tutti. Sì, qui ci avanzatissimi, eh? Ci morivano. Proprio avanzatissimi questi sistemi di sicurezza. Soccolo in fuga. Vediamo cosa c'è di qua. Cosa? Stai spiando ancora? Mi controlli ancora? Di qua non c'è niente, mi sembra ci fosse qualcosa. Invece no. Perché è tutto quello che ho. Tutto il resto qui è vostro. Fanculo, cazzo, fanculo! Ma questo è... che problema ha? Volete farmi cambiare, vero? Io ho solo la mia lealtà. Ma che hai, le mestruazioni oggi? Che cazzo d'altro volete? Mi avete in pugno? Sono sempre stato leale, okay. E non mi basta. Ancora non ti fidi, amico? E la mia promozione? Dov'è la mia promozione? La sua promozione, la promozione da criminale, eh? Bravo. Dovete farla di lealtà. Amico, farla wow. Ragazzi, comunque... non ho mai fatto un livello di gioco così. Voglio dire, sì, per qualche secondo ci poteva anche stare, ma tutto un livello intero, wow. Mi sembra un'ottima idea. Perché abbiamo attivato le saracinesche? Ma che pro. Guardate ragazzi che parlo poco, ma sto cercando di capire esattamente quello che stiamo... L'indirizzo IP proviene da quella stanza. C'è una serratura elettronica. Merda. Oh merda. Eccoti, tu sei Iraq. Nella piastrina. Senti, nessuno vi ha rubato niente. Chiama il tuo boss. Ci vorrà un po'. Allora date una mossa. Madbug, muovi il culo. Ehi, ti ho detto di rimetterla dove io ritorna. Pensavo che tu... Non vola via, sai? Ti ricordi del bulldog di nonna? Quel piccolo bastardo? Sì, quel coglione. Veniva sempre di corsa quando lo chiamavi. Però pisciava sempre sul pavimento. Sì, sì. Capisci che intendo? Sì. No, invece no. Senti, mi costi troppi soldi. E chi pensi che vincerà? Tra te e i soldi. Il signor Quinn è in linea. I soldi? Quinn! Io la incarico della sicurezza e della merce e scopro che ha rubato la lista degli ospiti. Non mi farò fregare, Iraq. Calma, non è così che è andata. Temo si sia confuso. In questo affare siamo soci. I suoi ospiti sono i miei ospiti. Ne riparliamo con calma all'astro. Non faccia la volpe, signor Iraq. Dove sono cresciuto, le impalliniamo tra gli occhi. Fottuto coglione, puoi leccarmi i gioielli. Cazzo c'entra la volpe? È un modo di dire. Oddio. Questo è il tipo che... Cazzo. Ok, questo è un pazzo sclerato. C'è
C'è altro? Mamma mia, Iraq. Ok. Mi aspettavo che lo picchiasse, lo mandasse a farlo ammazzare, ma non che lo uccidesse con la valigetta qui e subito. Però. Non so come pensi di superare il recinto o avvicinarti alla stanza. Persino le serrature delle porte sono criptate. Quel ciccione è Bedbug. Entrerà al mio posto. Sul serio? Perché dovrebbe farlo? Scommetto che gli manca uno sbaglio per finire ammazzato. E quando lo commetterà, io ci sarò. Un barricato riesce sempre a far cambiare idea.